Benvenuti e benvenute in questo video. Carissime amiche e amici, ho detto prima benvenuti o benvenute? Beh, vabbè, vabbè. E naturalmente il femminile va col femminile. Mamma mia, che brutto inizio, che faccio? Ricomincio da capo. Sì, allora, benvenute prima le donne e benvenuti in questo video. Carissime amiche e amici, cercherò di fare un video, anche se oggi sono un po' fuori di testa, non perché sia arrabbiato altro, ma sono così un po' stanca cerebralmente parlando perché ho lavorato stamattina dalle 8 alle 11 e mi sono alzata alle 6 e mezza e quindi arrivata a quest'ora, finito di lavorare, quasi mezzogiorno, sono un po' così. Però voglio ugualmente provare a fare un video perché mi avete detto: guarda, anche se sei struccata, anche se sei stanca, fai lo stesso un video perché ti vogliamo vedere. Io volevo fare un video così senza farmi vedere, mostrandovi solo alcune cosine che ho comprato. Però, siccome mi avete chiesto sempre e comunque di comparire, ecco, compaio così. Poi oggi pomeriggio ho un'altra riunione di lavoro, quindi alle 2 devo essere sul lavoro, allora mi sono detta, in questo tempo che mi resta, è quasi mezzogiorno, voglio fare vari video. Come vengono, vengono. Ecco. E allora, carissimi, sono stata da Caddis e alla cifra di 87,20 € ho comprato varie cosine. Ah, guardate, ho ancora le pinze in testa. Mamma mia. Va bene. Verrà fuori un video comico. Voi lo sapete che a volte succede così. Vabbè, allora avete chiesto voi di fatti vedere lo stesso in qualunque condizione tu sia. L'avete chiesto, quindi eccomi qua. Allora, 87,20 €, ecco qui. E vi faccio vedere varie cosine. Purtroppo c'è poco di beauty, però ci sono altre cosine che ho preso. Allora, innanzitutto me le levo perché sono tornata qui a casa circa mezz'ora fa e ho messo queste qui. Ho messo queste qui perché ho detto così oggi pomeriggio. Sono un po' meglio i capelli che si devono ancora riprendere, ripeto. Allora, quindi ho detto: guardate, sono state 20 minuti su e non di più. E quindi, visto che voglio fare ancora qualche altro video, guardate, ho 6 numeri di grazia non aperti perché non ho avuto il tempo di aprire, non dico di leggere, ma neanche di aprire 6 numeri di grazia a cui sono abbonata. Quindi mi sono detta: faccio due video se ci riesco fino alle 2 che devo andare a lavorare. Di pranzare non pranzo, così non ho problemi con lo stomaco, con l'intestino, ecco, durante la riunione, quindi non mi devo poi alzare per andare in bagno o altro, quindi non mangio, pazienza. E quindi faccio questo video, poi faccio il video dei giornali, il video dei 6 giornali di grazia che non ho aperto, non so come farò a farvi vedere 6 giornali, magari aprirò a caso e vediamo cosa ne viene fuori, ecco. E poi vorrei fare anche un video dove si parla dell'anima, gruppo degli animali da mettere su letture spirituali, tratto dal bellissimo libro di Charles Webster, Ledbetter, L'uomo visibile e l'uomo invisibile. Quindi volevo fare questi 3 video, vediamo un po'. Poi vabbè, farò più in là, un video sul canale esoterico dove parlerò del significato di Yule e vi darò 2 rituali molto molto efficaci, ecco, uno dei quali serve anche a me, quindi lo farò in diretta insieme a voi. Va bene. Allora, vediamo cosa ho preso da Caddis. Allora, ho visto che viene un po' di luce più così, se sto così sono più luminosa. Va bene. Ah, ma qui ho i capelli ancora da spazzola. No, perché sapete, io non avevo pensato di fare il video inizialmente, ho detto: beh, vabbè, metto queste pinze, vediamo un po' cosa posso fare. Poi ho detto: ma sì, quasi quasi. Ma forse, scusate, forse vengono meglio così. Guarda, sono stati 20 minuti e basta, eh. Eppure vedete come prendono. Vabbè, vediamo un po' cosa ne è venuto fuori con questi 20 minuti. Ecco, insomma, vabbè, comunque meglio di prima sta. Allora, ho preso, guardate, 4 di queste spugne grigi, grandi, perché io ho le mani grandi e a me le spugnette piccoline diventano poi così e finisce che poi la mano, va bene che uso guanti, però i guanti poi si strappano perché alla fine mi metto a strofinare con le dita al di fuori della spugna, con le dita, cioè con la parte del guanto al di fuori della spugna, chiaramente, perché le spugne piccoline così la mia mano è grande, quindi la mano poi va a finire sulla pentola, le incrostazioni mi rompono il guanto e delle volte mi sono anche scorticata le dita. Ecco, so che riderete, ma è così, la verità è, a me succede, magari succede a tante, gli altri non lo dicono, io lo dico. Allora, quindi ho preso queste qui belle grandi, vedete come sono grandi, ecco, e queste qui, perché la mia mano è così, vedete, poi si rimpiccioliscono con l'uso, però ci vogliono queste grigi bileta. Ne ho prese 4, 1, 2,
tre, non ho voluto levarle agli altri, tre e quattro, ne ho prese quattro. Quattro durano un mese. Poi ho preso, mi hanno fatto regalini, questo non l'ho comprato, BioPoint, mi hanno regalato, mi fanno sempre regalini da Caddis. BioPoint, maschera quintessenza di bellezza, che ne ho bisogno. Ayurveda quintessenza di bellezza maschera, questo è un regalino che mi hanno fatto. Ok, BioPoint, due, ecco, me la faccio questa maschera. Poi ho comprato questo qui per gli uomini della mia famiglia, Adidas Shower Gel, di solito prendo le offerte. Questo non era in offerta, ma costava 1,99 euro, poi all'arancia, e sia per uomo, sia doccia che shampoo, shower gel, quindi va bene come shampoo, ma anche per il corpo, quindi hair and body. È buonissimo. Sa di arancia, però non è quel, sapete, non è il dolce dell'arancia, quello che va bene per le donne. Ora guardate, volevo fare un bel video, ma sono così stanca mentalmente per le 3 ore che ho fatto, che è la Perlier fa dei bagnoschiuma e fiori d'arancio per noi donne, che sono ottimi, che sono un po' dolci. Qui invece ha preso l'essenza amara dell'arancio, quindi secondo me per gli uomini è eccezionale questo qui. 1,99 euro. Poi ho preso questo qua che era in offerta, questo Colgate, 1 euro e qualcosa, vi farò poi vedere i prezzi se trovo di nuovo lo scontrino. White Seat, baking soda, quindi va bene, per avere i denti un po' più bianchi. Poi ho preso questo qui che l'ho pagato 11 euro e basta, in offerta, praticamente il copriocchiaia, sì, il copriocchiaia. La crema anti-occhiaie per chi ha una certa età. Ecco, questo qui che l'ho consumato, guardate, a quintali, per non dire a tonnellate. Questa qui, questa rosa, ed è ottima. Adesso finisco di consumare quella, vedete, questa, che ha una texture, vedete, bellina che è, bellina. Oh, va bene anche per le guance questa, rimpolpa anche. Ma per gli occhi è eccezionale. Ora non la posso mettere sugli occhi perché appunto sono struccata, quindi ok. No, ma quando qualcuno mi ha detto guarda, anche struccata, anche con l'influenza, anche con il raffreddore, fatti vedere, che carine. Non mi ricordo chi è stato, mi pare un uomo, un ragazzo che mi ha detto così, grazie, grazie. Ho detto fatti vedere comunque. Allora, poi ho preso, comincio a essere fissata, però guardate, io il rosso l'ho levato dai capelli, l'ho levato grazie ai consigli di Francesco, un parrucchiere che mi segue anche su Instagram. E ti ringrazio tantissimo, Francesco, non dico il tuo cognome perché non so se vuoi, e ti ringrazio tantissimo. Lui mi ha detto, guarda, io da rossa avevo cominciato a fare i biondi dorati, guarda, ma mi ha detto che così non ne vieni fuori, non togli il rosso, perché io vorrei diventare castana chiara o biondo dorato, biondo scura, insomma. E lui mi ha detto guarda che così non ne vieni fuori, anzi, infatti, a furia di fare il biondo dorato ero ancora più rossa. Mi ha detto devi fare castano cenere o biondo cenere. Infatti ho fatto un biondo cenere, uno di quei biondo cenere che vi ho fatto vedere come stanno i capelli l'altra volta, vi ricordate, ne avevo comprati tre, e uno l'ho usato, diciamo così, ecco, uno l'ho usato, uno ho usato un biondo cenere e un po' ho levato il rosso, un po'. Ora sembrano un po' più rossi perché c'è la luce qui dall'alto, c'è la luce qui, c'è la luce lì, però sono riuscita insomma a levare un po' il rosso, perché vorrei diventare, l'ideale sarebbe biondo dorata, biondo miele, però pian piano, senza andare dalla parrucchiera perché ho i capelli ancora sciupati per colpa del Covid, e quindi voglio provare da sola, pian piano a vedere se riesco a diventare biondo dorata, senza decolorarli, ripeto, semplicemente facendo le tinture. Vediamo, io non ho fretta. Allora, però, ho notato che il colore è un po' piatto, è un po' piatto. Allora oggi ho comprato, continuerò anche con gli altri due, che uno di quei tre che avete visto, di quelle tre tinture che avete visto, una l'ho usata, il biondo cenere, poi ce ne sono altri due, biondo medio e biondo chiaro, e le farò. Però intanto, guardando sul web, mi sono accorta che i capelli, cioè che è possibile anche che i capelli vengano un po' più, come dire, un po' con sfumature, ecco, col colore non piatto, perché adesso è un colore piatto, ma un colore sfumato. In tal caso veniva consigliato questo Age Perfect,
Quindi un colore multisfaccettato. Allora mi sono detta quasi quasi lo compro e ne ho comprati due. Ho comprato questo qui, biondo ambra, Age Perfect, crema colore multisfumature, effetto rivitalizzante. Questo qui, effetto rivitalizzante. Anche perché mi sa che questo rispetto a L'Oreal Excellence, non so come si dice, ecco, Excellence. E io ho fatto 2 anni di inglese al ginnasio e al liceo classico, poi non lo ho fatto più. Vabbè. Quindi L'Oreal, è vero che ho dato un esame all'università su Virginia Woolf, sì, ma lì si badava più che alla pronuncia, si badava alla grammatica, praticamente al senso di Virginia Woolf, questa grandissima narratrice del Novecento, di cui mi piacerebbe parlare. Mi piacerebbe parlare di letteratura, di Proust, di questi grandi narratori del Novecento, di Virginia Woolf, di Svevo, di Pirandello, che io adoro, potrei parlarne per ore, però visto che non mi guarda nessuno. Però vabbè, qualche volta su questo stesso canale voglio fare anche qualche rubrica di libri non esoterici, libri classici della letteratura e ne parlo così come viene, così cercando di non essere troppo pesante, sennò poi non mi guarda nessuno. Va bene, allora Age Perfect, ecco qua. E questo qui dovrebbe sfaccettare un po' il colore. E anche questo qui che è un po' più scuro. Prima di usare quello di prima, volevo usare questo qui, vedete? Biondo scuro caramello, biondo scuro caramello, questo qua. E poi quindi uso prima questo e poi uso questo. Vediamo che cosa combino. Guardate, però ho letto che praticamente fa più male la decolorazione che non anche le tinture, queste tinture qui. Io la tintura la faccio una volta al mese, una volta ogni mese e mezzo, quindi non è che li stresso più di tanto i miei capelli. Avevo provato quelli senza ammoniaca, ma non mi mandavano via i capelli bianchi. Per cui ora che i capelli si sono ripresi un po', uso le solite con l'ammoniaca. Va bene. Quindi, poi cos'altro ho comprato? Poi ho comprato, guardate, questo Cif che era in offerta 1,59 euro, questo qui. Guardate com'è grosso, 1,50 euro questo Cif, molto molto grosso, non so quanti ml è, state registrando? Sì, 750 ml, quasi un litro. Oh, ma io il Cif lo uso tantissimo, quando, per il pulire il bagno, pulire la cucina, le mattonelle, praticamente le ceramiche delle pareti, del bagno, della cucina, lo uso molto, anche per il forno, ho fornette, quindi accendo un po' il forno, così diventa caldo, poi lo spengo e anche lo sportello del forno, ho all'interno del forno, uso il fornette, ma ancora meglio il Cif, anche per il forno. Poi cosa ho preso? Ah, poi mi sono regalata questa qui, questa qui era un'offerta a 19 euro, questo Silk Epil 1, poi c'era il Silk Epil 2 che secondo me è ancora più potente, però io ho le gambettine delicate, ho le gambine delicate, va bene questo qui. Quello era più potente, però già questo qui mi fa un po' male. Infatti, di solito usavo la crema Vetto o altre creme, insomma. Oppure usavo i depilatori, non l'epilatore che strappa il pelo alla radice perché sono molto delicata. Però ultimamente ho cominciato a usare questo, solo che adesso si è tutto annerito, poi fa un rumore incredibile, poi a volte va, a volte non va, quello vecchio che ho. Quindi, per soli 19 euro ho detto: me lo prendo nuovo, visto che mi sono trovata bene con questo qui. Poi, che altro ho preso? Con quel prezzo lì che vi ho fatto vedere, così viene più luce, così viene più luce. Se faccio così, no, no, no. Allora, ho preso queste qui, le solite tavole di Xan a 5,30 euro, che le trovo comodissime. Le trovo comodissime. Ho preso anche quelle del Dash, ma quelle Dash si sono poi sciolte. Cioè, qui la luce non. Si è messa un po' così, facciamo un po' diverso, un'altra inquadratura, così. Allora, si sono. Ecco qua, si sono un po' sciolte, quindi quelle della Dash sono sciolte. E allora mi trovo meglio con queste qui di Xan. Quelle Dash costano meno, però pazienza. Non so se le conoscete, però ne devo mettere due per un bucato pieno con la lavatrice, col cestello pieno. Ne devo mettere due, cioè perché una non mi smacchia. Bene, il bucato, eccole qua. Oh, hanno un profumo stupendo, a me piacciono molto. Ecco, hanno un profumo stupendo, eccole qui. Quindi ne metto due, una sopra e una sotto del bucato. Ma un profumo eccezionale, veramente. Buono. Allora, ma poi sono belline, morbide, 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 morbide. Sembrano delle caramelle. Allora, queste qui, poi ho preso anche questa qui, questo cellular filler. Allora, lo voglio aprire con voi perché spero di non essere. Così mettiamo qui, se no si vede. Nell'inquadratura è meglio vedere l'albero di Natale. Allora, dunque, non ci vado dietro l'albero di Natale. L'ha voluto mia figlia e l'ho fatto. Inquadro. Sta cadendo tutto. Oddio, scusate. È caduto, è caduto. Vedete, io
Ho comprato anche un reggicellulare, ma il cellulare si regge così, vedete, con questo qua lo metto qui. Allora, questo succede a parlare male dell'albero di Natale. Ok, no, no, non è che ne parlo male, è che io non l'avrei proprio fatto, vi dico la verità. Non l'avrei proprio fatto l'albero, però vabbè. Allora, e questa qui, vedete, questo filler qua, questo qui io spero che non sia, che questo siero. È il siero che io metto prima della crema antirughe. Spero che questo siero non sia in gel, perché non che non sia bello in gel, però alla mia pelle, insomma, datata, il gel fa poco nulla. Io voglio la crema, vediamo un po'. Eccolo qua. Vediamo un pochino. Io, ragazzi, di sieri ne consumo, ragazzi e ragazze, ne consumo uno ogni 15 giorni. Lo metto anche la sera, lo metto mattina e sera, quindi. Allora, vediamo un po' se è in crema. Adesso sto usando quello di Oil of Olaz, ho finito quello Dermolab, sto usando, esci, quello di, ecco, no no no, è anche profumato, no no è buono, è in crema, vedete? Bene, 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 non costa neanche molto, quanto l'ho pagato? Mi pare 11 euro, adesso vi dirò i prezzi, 11 euro, no no, buono, buono, buon acquisto, no perché i siri della L'Oreal non sempre lo prendo, il migliore sarebbe quello della L'Oreal Revitalift, però costa sui 20 euro, cioè io con metà prezzo, visto che ne consumo uno ogni 15 giorni, si fa quel che si può, sapete? Ok, e poi ho preso questa matitina della Astra nera che ne consumo uno ogni 10 giorni, quindi ne consumo. Poi bisogna stare molto attenti quando le si, scusate, quando le si, ma l'ho presa grigia, ho sbagliato. No, sono anche daltonica, no, l'ho presa grigia, vai, se l'ho presa grigia va bene lo stesso. Non mi sembra nera. Sì, infatti ho sbagliato e l'ho presa blu, ho sbagliato. Con le luci sembrava nera, l'ho presa, però blu va bene lo stesso, vedete? È un blu scuro, l'ho presa blu, vabbè, l'ho presa blu, meglio, l'ho presa blu, così la metto blu, va bene lo stesso. Ok, questa 2,50 euro, ma cosa stavo dicendo? Stavo dicendo qualcosa che poi adesso, leviamo questo, se no, che adesso ho dimenticato. Sì, stavo dicendo, beh, pazienza, pazienza. Allora, quindi questo è il prezzo, l'avete visto, 87,20 euro. Io sono l'unica youtuber che poi dice praticamente, singolarmente, i vari prezzi. C'è qualcos'altro? No, non c'è nient'altro. La carta, ho preso la bustina, eccola qui, la bustina, eccola qua. Allora, dunque, devo fare altri video, oggi sono in vena di fare video, fa almeno tre. Quindi ripeto, poi sul canale esoterico ci saranno i bellissimi rituali di Iule. I rituali di Iule. Allora, non so quando, spero all'inizio di dicembre, proprio l'1 o il 2 dicembre, spero di far uscire il video sui rituali di Iule, anche sul grande significato di Iule, sul solstizio d'inverno che è il 21 dicembre e che è il Natale dei pagani. Ecco, quindi anche mio. Allora, io il 25 dicembre non lo festeggio, ma festeggio il 21, ecco. Allora, quindi volevo dirvi, allora, le due creme Asselence costano 9,90 l'uno. Vi piace il vestitino, questo vestitino? Non so, ho una riunione di lavoro oggi, non so se andare con questo vestitino, è leggermente sotto il ginocchio, vedete bellino? Ah, qui, questa me l'ha regalata mia suocera quando ero giovane, bellina, ve lo mettiamo dentro perché c'è già questo qui. Però stava bene anche fuori, poi vediamo. Vedete com'è? Il motivo anche qua, è di pura lana, questo qui, di pura lana. E l'ho preso dai cinesi 2 anni fa. L'ho usato solo 2 o 3 volte. No, una volta. Non l'ho ancora lavato, perché l'ho usato una volta e basta. L'ho usato una volta e basta. Me l'ero dimenticato, perché ogni tanto faccio gli scavi archeologici nei miei armadi e trovo delle cose magari che non ho, anche cose che non ho mai usato, me le dimentico e le metto lì. Questo qui l'ho usato una volta e basta, niente proprio. Sapete, mi sa che non l'ho mai usato questo qua. È nuovo, infatti era ancora piegato vabbè, quindi è carino ed è caldo, però non so se è indicato oggi per una riunione di lavoro tutti questi lustrini, non so, vabbè, oh, vediamo, 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 vediamo. È che d'allegria per quello. Allora, quindi, Excellence Age Perfect 9,99 l'uno, le due tinture, poi l'epilatore veniva a 29,90, però 7 euro di sconto, vedete? 7 euro di sconto, quindi facciamo un po' il conto, 29,90 meno 7, matematica 0, e quindi siamo sui 21-22 euro, insomma, ok. Poi, Nivea Cellula, il siero 14,90 euro, il siero Nivea 14,90,
il siero 14,90 e il siero viso e poi la matita 2,50, la matita per occhi 2,50, 8,90 le capsule, queste qui, pensavo 5, invece 8, ah no, 8,90 meno 3,51, infatti erano in offerta, 8,90 meno 3,51, quindi sono venute sui 5 euro le pastiglie per la lavatrice. E poi il Cif bianco 2,39 euro, meno 80 centesimi. È venuto un euro e qualcosa il CIF bianco, 1,50 euro, 1,70 euro, quasi un litro di CIF. Io direi che è ottimo per chi come me sta sempre a pulire, lo uso moltissimo. Quindi potrei farvi anche dei video sulle pulizie, ecco, su come si pulisce bene il bagno. Io ho i miei segreti per pulire. Comunque, vabbè, perché poi dovrei mettere la telecamera sul cavalletto mentre pulisco. Vabbè, per ora questi video qui, magari fra qualche anno faccio anche quelli. Allora, e poi le spugne, 1,29 euro l'una, e durano tanto, quelle spugne lì. 1,29 euro l'una, poi L'Oreal Age Perfect, questa qui, 11,50 euro. La crema antiocchiaie 11,50 euro, vedete? 11,50 euro e il tutto 87,20 euro. Allora, carissimi, mi state chiedendo molto i video di svuota la spesa. Allora, spesso e volentieri sono andato a fare la spesa in compagnia, per cui non posso dire ai miei familiari: fermi, fermi tutti, che devo fare il video della spesa. Invece, quando vado sola, poi vi faccio vedere le cosine. Vabbè, quindi spero al più presto di fare gli svuota spesa, che vi piacciono tanto e che hanno tantissime visualizzazioni. Diciamo, il format dei miei video, la tipologia che ha più visualizzazioni è proprio quella dello svuota la spesa. Va bene, carissimi, quindi io vi saluto. Adesso guardo se riesco a farvi un video dei 6 numeri di grazia, dei 6 numeri di grazia che purtroppo non sono riuscita neanche ad aprire, e magari ne sfoglierò qualche numero con voi. Vedo che ho ancora il tempo prima di andare a lavorare anche il pomeriggio. Va bene, un bacio, tanti baci a tutti, e grazie della visione di questo strambo video. Ciao.